Che dobbiamo fare questi profumi? Sembra che poi a me piaccia parlare male dei profumi, cosa assolutamente non vera, o meglio, parlare male delle novità che escono. Ogni tanto l'aggiornamento sulle novità lo faccio. Partiamo subito con un profumo che è uscito negli ultimi tempi e sto parlando di Phantom di Paco Rabanne. E allora, io in realtà già ce l'ho sulla moglietta. Ah, tra l'altro, mi sono arrivate le nuove mogliette. Ma non so, carine, spettacolo. L'unica cosa, allora, sono media lunghezza, non troppo lunghe e non troppo corte. E questa cosa a me piace. L'unica cosa, forse, l'avrei fatte leggermente più spesse, però vabbè, stiamo a fare proprio i fiscali. Apertura molto ma molto simile a One Million Lucky e profumo che a me non piace o comunque non mi fa impazzire, no? Non lo reputo degno di essere comprato. Quindi prendiamo un One Million Lucky che ormai non si trova nemmeno più, aggiungiamoci tanta 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 lavanda sintetica tra l'altro. E facciamo Phantom. Praticamente sul fondo rimane vaniglia, una lavanda vanigliata, un po' fruttata da ragazzo, insomma, non è un profumo che dico mamma mia, è uno dei peggiori profumi che siano mai usciti. Non è assolutamente un profumo wow. Non è un profumo creativo, almeno secondo me, ragazzi. Allora, tutte le opinioni che mi sentirete dire in questo video sono mie opinioni personali. Poi ognuno la può pensare come gli pare. Però stiamo sul mio canale, è il mio canale, quindi sono mie opinioni. Quindi, Phantom, senza infamia, senza lode. Voto da 1 a 10 nella sua categoria. Che gli posso dare? Un 6 e mezzo. Ah, andiamo subito al prossimo che probabilmente è un pochino più interessante. Barbary Hero Eau de Parfum. E allora sì, discosta un pochino dall'eau de toilette, anzi, ci abbiamo le mogliette, scusate. Allora, primo impatto, primo proprio primissimo, sembra quasi di sentire One Million. Quello è il genere. L'unica cosa è che qua escono più le note legnose, quindi prendete One Million invece di avere tutta quella parte della rosa, cannella, eccetera, eccetera, metteteci il DNA di Eau de Toilette, quindi Barbary Hero Eau de Toilette, stiamo là. Quindi inizio molto simile a One Million, un po' più legnoso, e poi il dry down vira su note ambrate, quindi insomma è un ambrato legnosetto, dolciastro, ricorda Moncler Pour Homme, che sinceramente io preferisco a questo. Se volete il genere di One Million, dopo tanti anni, strausato, stragettonato, ce l'hanno avuto tutti fino alla nausea. Volete qualcosa di più nuovo, di più un po', diciamo, maturo, diverso, diciamo così, potete considerare Barbary Hero Eau de Parfum. Voto nel suo genere, dai, diciamo 7,5, 7,5. Allora, poi andiamo avanti a un profumo che purtroppo non ho nemmeno il campioncino, o meglio ce l'avevo il campioncino di One Million Royale, e l'unica cosa è che
L'ho buttato. Hanno fatto un campione strano. Non è il solito campione di questi qua, tipo così. È un campione che devi costruire qua e là. Poi non spruzzava più, vabbè, si è asciutto tutto. L'ho buttato. Lo conosco, l'ho sentito. E One Million Royale. Niente di innovativo, anche qui niente di creativo, niente di nuovo, anzi mi sembra un One Million un po' più femminile. Se già One Million comunque essendo molto dolce, non lo nego, lo sappiamo che One Million anche da alcune ragazze lo usano, lo usavano almeno. E One Million Royale è un One Million un po' più femminile. Ho chiesto pareri, addirittura sembrava un profumo da donna. Vi ho detto tutto. Unisex. Voto di One Million Royale 5. Ora andiamo avanti a un profumo un po' più interessante, sicuramente più valido rispetto a tanti altri. Acqua di Jo Eau de Parfum. In realtà quando lo spruzzate appena, secondo me è molto molto piacevole. Ha un'apertura molto luminosa, acquatica. La potrei definire quasi bagno schiumosa a mio naso. E appunto, per quanto mi riguarda, potrebbe anche assomigliare molto ai bagnoschiuma tipo Badedas Sport, questi qua, quindi c'ho questo sentore molto bagnoschiumoso. Peccato però che adesso insomma è sull'evoluzione, è sulle note di fondo. Peccato che si senta dopo un po' solo la salvia. Ora è una cosa che può piacere, può non piacere. Io faccio parte di quella via di mezzo, non lo indosserei, non è un profumo che mi vedo addosso, sinceramente, nonostante sia di Morillas, oh, raga, non tutti i profumi di Morillas mi posso vedere addosso. Però, insomma, a chi piace quel sentore luminoso, un po' grumatello, di salvia sul fondo, non è da buttare, secondo me. Però, personalmente non lo indosserei. Voto ad Acqua di Gio. Eau de Parfum nella sua categoria, io gli darei un bel 7. E preferisco altre versioni sicuramente di Acqua di Gio. Preferisco la classica, preferisco profondo. Adesso sta per uscire anche il Parfum, che vediamo se sarà simile a Profumo. Ocean, Luna Rossa di Prada. E anche l'Eau de Parfum, anche se non ho il campioncino, ma l'ho provato in profumeria. E comunque, spruzziamolo, che poi per testarlo bene me ne è rimasto pure poco. Allora, l'inizio di questo profumo è particolare. Sa quasi di cloro. Cioè, si chiama Ocean, quindi dovrebbe ricordare da nome l'oceano. Però è molto acquatico. A me ricorda molto quel sentore che si crea nel dopo piscina, quindi nelle docce della piscina, che è quell'odore misto cloro e bagnoschiuma vari. Mi ricorda un po' quel mix lì. E poi, se ci fate caso, è un mix lontanamente, vagamente, ricordo un mix tra Bleu de Chanel e Prada L'Homme. Mettete insieme questi profumi, questi due profumi. Ovviamente, vabbè, manca tutta la parte legnosa di Bleu de Chanel, però vagamente mettete questi due profumi insieme e fate Prada Ocean Eau de Toilette. Che poi in realtà io quando lo sentii la prima volta mi ricordò anche Dolce & Gabbana Pour Homme Eau de Toilette. Poco poco. Quel sentore un po' lì di
di pulito. Quindi sì, c'è un po' di quello, un po' di quello, un po' di quell'altro. È un mix di vari profumi. È un sentore di cloro che potreste trasformare in un profumo, quindi molto sportivo. Allora potreste anche considerarlo. Nel suo genere, siccome ricorda molto altri profumi che vi ho citato, non è niente di nuovo, non è niente di wow. Ah, 7 meno. Dai, 7 meno. Prada Luna Rossa Ocean. E abbiamo anche qui la mouillette dell'Eau de Parfum che ho provato in profumeria proprio quando è stato martedì. L'Eau de Parfum all'inizio è identico all'Eau de Toilette, identico. Poi dopo un po' di tempo diventa vanigliato, sembra di sentire veramente una candela alla vaniglia. Cioè, non c'entra assolutamente niente con l'oceano, con le note marine, note acquatiche, non c'entra assolutamente niente. Non mi sembrano profumi wow. Però, ripeto, ognuno ha i suoi gusti. Ognuno ha i suoi gusti. I gusti non si possono discutere. Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vibes. Ci ho messo un po' per capire a quale profumo potesse assomigliare. E perché ci ho messo un po'? Perché assomiglia tantissimo quando lo si spruzza a un profumo che non uso, in realtà che non mi piace o comunque non è proprio il mio genere. Sto parlando di, infatti vedete pure che è nuovo praticamente, non l'ho mai usato, forse una volta o due. Yugo di Hugo Boss. Quando lo spruzzate, ecco, devo fare un complimento a Summer Vibes Light Blue. All'inizio assomiglia, non riesco più a chiuderlo. All'inizio assomiglia a Yugo di Hugo Boss. Poi c'è un'evoluzione. Cioè, addirittura, dopo tante ore, adesso vaghissimamente può ricordare proprio vaghissimamente Megamare. Saranno forse le note minerali, le note di fondo. Comunque, adesso ha qualcosa di Megamare. Qualcosa. Ma proprio un accenno, proprio una puntissima. Quindi all'inizio sembra di sentire Yugo di Hugo Boss, dopodiché si evolve, ricorda un pochino il classico Light Blue de Toilette, e dopo tante tante ore rimane questo sentore un po' che ricorda vagamente Megamare. Allora vi dico la verità, a me un profumo deve piacere praticamente dall'inizio alla fine. Summer Vibes non lo comprerò perché appunto non piacendomi Yugo di Yugo Boss e stando un po' su quelle vibes lì, non è il mio genere. Però insomma, se voi siete amanti di Yugo Boss e volete qualcosa di nuovo, di novità, per certi versi anche fatto meglio, perché almeno lui c'ha un'evoluzione. Lui proprio rimane piattissimo, anzi, è di una sinteticità incredibile. Quindi, no. Tra i due, sicuramente vi consiglio più Summer Vibes. Voto di Summer Vibes. Allora, non essendo il mio genere, non gli posso dare la sufficienza, però, obiettivamente parlando, nel suo genere, considerando che c'ha un'evoluzione, considerando che addirittura sul fondo ricorda vaghissimamente Megamare, potrei dargli un 6,5-7. Dai, 7 meno, 7 meno. Oggi mi sono fissato col 7 meno. Rain Essence di Bulgari, l'ultimo Bulgari Man uscito. Allora,
Anche qui, e ho chiesto anche conferma a persone, niente di nuovo, niente di innovativo. E mi dispiace perché sia Light Blue Summer Vibes sia Reinescence sono fatti da Morillas. Io non vorrei che fosse iniziata una specie di declino, spero di no. Ora, non voglio dire che il profumo sia brutto, assolutamente, anzi, vi dico che a me ricorda tantissimo Versace Man of Fresh, ma veramente tanto. L'unica cosa è che lui rimane molto più fresco, se vogliamo, molto più pulito, molto più acquatico, molto più fresco. Mentre Reinescence vira un po' più sull'ambrato, un po' più sul, cioè c'ha più corpo, c'ha più profondità, meno fresco, più ambrato appunto. E se amate Versace Man Eau Fraîche d'estate, se amate questo sentore qui, potreste considerare Renaissance per le stagioni fredde, perché appunto a me personalmente lo ricorda tantissimo Versace Man Eau Fraîche, ed è più adatta all'inverno perché appunto è più ombrato, è più adatta alle stagioni fredde. Nel suo genere, quanto gli posso dare? Dai, considerando che comunque mi hanno dato feedback positivi nonostante la somiglianza, io gli posso dare anche un 7, 7 e mezzo. Secondo me ci sta. Decimo profumo del video. Ho qui la Moyette, perché purtroppo non ho il campione. Undressed Dizzy Sim Zadig e Voltaire. Questo profumo in realtà io l'ho provato così, tanto per, ho detto, ah, una novità di Zadig Voltaire, perché di solito i loro profumi non mi prendono assolutamente, non mi conquistano affatto. Però ho detto, vabbè, io provo sempre tutto. Lo sapete che ho detto no, lo devo spruzzare sulla mano. Una volta l'ho spruzzato su Moyette, ho detto no, lo devo spruzzare sulla mano. Mi è piaciuto il sentore. Mi è piaciuto il sentore. Stavo cervellandomi a capire a cosa potesse assomigliare, ed ecco perché mi piace. Mi piace, insomma, sì, mi piace perché assomiglia appunto a un profumo che amo. Le donne lo comprano tantissimo rispetto agli uomini. Sto parlando di Millésime Impérial. Sembra una versione molto, molto, molto light di Millésime Impérial. Però quelle sono le vibes. Pompelmo, pepe, fiore d'arancio, sale marino, muschio, ambroxano, sandalo e legno di cedro. Però quello alla fine che risalta un po' più al naso, secondo me, è sale marino, pepe, questa parte un po' agrumatella del pompelmo, insomma, ricorda tanto Millésime Impérial. L'unico appunto che potrei fare di questo profumo è che si ricorda Millésime Impérial. L'unica cosa è che Millésime Impérial ha quel lato talcato dato dall'iris che Undressed di Zadig Voltaire non ha, quindi rimane un po' più salato come profumo. Se vogliamo, è sempre unisex, anche se lo devo provare in realtà meglio. Non è una fragranza che mi dispiace, sinceramente. Mentre Millésime Impérial tende più al femminile, Undressed potrebbe, secondo me, essere tendente al maschile, dai. Comunque, voto finale di Undressed e nella sua categoria, secondo me, un 7,5. Se lo merita, secondo me sì. Non gli posso dare di più perché non è niente di nuovo, non è niente di innovativo,
È sempre un profumo ispirato e quindi non posso andare oltre il 7 e mezzo. Ora sapete benissimo che io metto i bonus nei video, quindi siamo oltre le 10 fragranze. E le ultime due di cui voglio esprimere l'opinione sono Scandal Pour Homme Eau de Parfum. Ma raga, che vi devo dire? Sembrano tutti uguali sti flanker. Tutti, raga, poche parole su Scandal Pour Homme Eau de Parfum. Giallo di toilette è molto intenso, interessante, ne avevo già parlato, lo avevo già inserito in qualche classifica. Non l'ho assolutamente bocciato. Per chi ama i profumi dolci, anzi, ho fatto il video sui profumi dolci, secondo me più validi. Se volete andarlo a vedere, vi invito a farlo. Scandal Pour Homme Parfum, secondo me, non ha proprio senso di esistere. Se volete andare su Scandal Pour Homme, vi consiglio strettamente l'Eau de Toilette. Society, anzi, ho anche il volantino. Che poi peccato perché, cioè, fatto anche bene. Vabbè, questa è roba commerciale, marketing. Però comunque fatto molto bene la campagna pubblicitaria, si presenta molto bene esteticamente. Esteticamente si presenta bene, raga. Ricordatevi sempre che sono mie opinioni, quindi qualsiasi opinione io dica di un profumo, ma se a voi piace il profumo, compratelo. Io posso dire la mia, posso dire come la penso, posso dire una mia valutazione, se è un clone o meno, se è buono o meno, ma se a voi un profumo vi piace e sulla rende vi rende bene, compratelo. In ogni caso io la mia la esprimo comunque e vi posso dire che Society, appena lo spruzzate, appena lo vaporizzate, vi ricorderà molto il DNA generale di Gentleman appena spruzzato. A me dà anche un sentore tipo zenzero, quasi quasi frizzante, quasi pizzicante, anche se non è dichiarato. Comunque ci sento questo sentore qui. Non è il mio genere, non lo acquisterò, penso mai. Lo consiglio soltanto agli amanti della vaniglia, perché ormai abbiamo capito che la vaniglia sta prendendo un po' il posto da protagonista nei profumi nuovi. Non sono un amante, come sapete, della vaniglia, però meno male che non faranno o comunque non fanno soltanto profumi alla vaniglia. Però anche lì sempre dipende da come è gestita, dipende da tante cose. Nel suo genere gli do, per mio gusto personale, gli do un 6, 6 e mezzo. Lo trovo molto più femminile che maschile, quindi non lo vedo sinceramente sugli uomini, ma opinione mia personale. Ragazzi, abbiamo finito questa carrellata enorme di profumi. Ovviamente non ho potuto mettere tutte le novità in un unico video perché sennò sarebbe durato 3 ore. Anche se di novità interessanti non è che ce ne siano tantissime, però comunque farò poi un video aggiornamento più in là delle altre novità. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e qualsiasi domanda, perplessità, qualsiasi cosa a proposito di questo video vi venga in mente, vi invito a lasciare un commentino qua sotto nei commenti e ragazzi, noi ci rivediamo a un prossimo video. Cosa posso spruzzare di ste robe? Che posso spruzzare? Dai, andiamo incontro all'estate, spruzziamo acqua di Jo, Eau de Parfum.